Francesca, non sei abbastanza stanca, spero, per raccontarci. Io ti vorrei chiedere una cosa in particolare, visto che insomma la Fondazione Adriano Olivetti, io credo, la conosciamo abbastanza tutti noi. Francesca è la responsabile della comunicazione della Fondazione e quindi è una persona molto importante per noi e non solo. E vorrei che tu ci potessi in qualche modo, in questi 15-20 minuti che hai, mettere, se vuoi, in connessione quello che hai letto della Carta del Celio con quella che è appunto l'attività che oggi la Fondazione svolge, e se vedi che ci possono essere dei nessi che ci possono in qualche modo aiutare a uscire da qui, dalla teoria, per passare alla pratica. Grazie. Grazie, grazie a te. Allora, in realtà io penso che, e buongiorno innanzitutto, che di nessi ce ne siano molti, e per rintracciarli probabilmente è molto semplice percorrere un po' la visione comunitaria di Adriano Olivetti. E per ripercorrere la visione comunitaria di Adriano Olivetti dovrò fare necessariamente dei salti indietro. Intanto io ringrazio moltissimo anche i relatori, di cui questa mattina mi sono sinceramente nutrita di relazioni bellissime, su parole che per ogni frase mi riportavano all'esperienza di Adriano Olivetti. Esperienza ovviamente accaduta molti anni fa, oggi sono tante le cose che sono cambiate, ma di tutto questo poi, diciamo, la discussione probabilmente aprirà anche il dibattito, probabilmente aprirà altre interpretazioni. Allora, come dicevo, bisogna un po' ripercorrere alcuni aspetti del passato per capire meglio la visione, come è nata, dove si è inserita e qual è stata la visione comunitaria di Adriano Olivetti. E devo dire che soprattutto negli scritti che di Adriano, recentemente ripubblicati dalle edizioni di Comunità, che si rintraccia questa attualità, che mai come oggi alcuni temi come la dignità della persona, del lavoro, il valore della cultura, la capacità di creare innovazione sono più che mai attuali, considerato appunto il delicato momento che stiamo vivendo. Adriano Olivetti è stato tante cose. È stato imprenditore, editore, politico, urbanista, ma soprattutto quello che oggi definiremmo un innovatore sociale. Adriano non ha mai inteso il progresso e la ricchezza generata dall'impresa come fine a se stessa, quella funzione sociale di cui parlava il professor Maddalena, ma come strumento per la costruzione di un mondo spiritualmente più elevato. Ecco allora che è necessario ripercorrere alcuni passi della sua vita, dalla formazione alla trasformazione dell'azienda, perché è stato prima di tutto un imprenditore Adriano Olivetti, quindi dalla sua formazione alla trasformazione che l'azienda ha avuto nel passaggio sia di consegne dal padre Camillo ad Adriano, ma anche il momento storico che ha vissuto l'azienda, i primi del Novecento, la prima, la seconda guerra mondiale. L'esilio svizzero di Adriano, appunto, durante la seconda guerra mondiale, e questo grazie Loris per averlo poggiato sul tavolo, perché questa è la sintesi del suo esilio, il consolidamento del suo pensiero politico, fino ad arrivare a un'esperienza concreta che è quella dell'IRUR, l'Istituto per il Rinnovamento Urbano e Rurale. Allora, la sua formazione innanzitutto. Adriano Olivetti nasce nel 1901, secondo di 6 figli, si forma in un ambiente liberale, democratico, antifascista, in quella Torino di Gobetti e Gramsci, figlio di Camillo, ebreo, e la madre Luisa, valdese. Probabilmente l'incontro di queste due minoranze religiose, questa mescolanza di culture, è stata alla base di quell'alta idea che aveva della persona, proprio portatrice di una missione. Sia per Adriano sia per Camillo più viaggi in realtà negli Stati Uniti sono stati importantissimi. Questo spingersi oltre l'oceano gli ha permesso di assorbire quel dinamismo industriale che poi hanno portato anche in Italia. Camillo andò in America ai primi del Novecento, laureato in ingegneria con Galileo Ferraris,
compie due viaggi negli Stati Uniti, parla un inglese fluente, questo gli permette di insegnare anche a Stanford, in una neonata università di Stanford, di visitare le più importanti fabbriche di macchine per scrivere, Remington, Underwood, Royal, Corona, che poi saranno importantissime anche nella storia industriale di Adriano. Ma soprattutto visita quei piccoli villaggi americani che rappresentano quanto di meglio all'America in quel momento: scuole, università, servizi tranviari, grandi viali, parchi, tutto quello che in realtà in Italia si trova piuttosto nelle grandi città. E di questo ci sono delle bellissime lettere che Camillo scrive a tutti, alla madre, ai fratelli, alla famiglia, in cui racconta dettagliatamente proprio di questi viaggi, di quello che lui vede in questa America dei primi del Novecento. Nel 1908 lui fonda la prima fabbrica di macchine per scrivere, la Olivetti, 1908. Adriano e i suoi fratelli crescono, e crescono con un'educazione anche di originale di Camillo, che rompe gli schemi tradizionali, perché nessun bambino Olivetti frequenterà la scuola fino ai suoi 8 anni. Saranno educati tutti in casa, salvo poi fare le elementari in 2 anni concentrati. E a 13 anni Adriano compie la sua prima esperienza in fabbrica, ed è un'esperienza che lo colpisce moltissimo, e che successivamente vedremo quanto si porterà nel cuore questa esperienza. Lui la descrive così, la descrivo con le sue parole. Nel lontano agosto del 1914, avevo allora 13 anni, mio padre mi mandò a lavorare in fabbrica. Imparai così ben presto a conoscere e odiare il lavoro in serie, una tortura per lo spirito che stava imprigionato per delle ore che non finivano mai. Nel nero e buio di una vecchia officina, per molti anni non rimisi piede nella fabbrica, ben deciso che nella vita non avrei atteso all'industria paterna. E così per fortuna non fu. Andò dopo la laurea nel 1924 in America, seguendo un po' le orme paterne, e lì visitò in 6 mesi più di 100 fabbriche, portando con sé in Italia moltissimi libri che poi ripubblicherà nelle edizioni di Comunità, che fonda nel 1946, sull'organizzazione scientifica del lavoro e su molto altro. Quell'esperienza in America sarà per Adriano importantissima come persona e come futuro imprenditore. Così la racconta: quando il 2 agosto mi avvicinavo alla Statua della Libertà e mi apparivano i grandi grattacieli, era il 1925, mi pulsava nel cuore un orgoglioso pensiero. Giungevo per studiare, per capire il segreto della potenza industriale, ma non riuscivo a convincermi che tutto era possibile anche nel mio piccolo paese, che vi sarei tornato per dimostrare a me e agli altri quanto la volontà e il metodo potessero prevalere sugli uomini e sulle cose. In America sia Camillo sia Adriano capiscono come gli americani riescono così bene dove gli italiani sono fermi, vale a dire nel trasformare le scoperte scientifiche in tecnica e applicare la tecnica alla produzione. La Olivetti nei primi del Novecento compie un salto sicuramente dopo il primo viaggio di Adriano. Camillo parte con un primo prodotto, che è la M1, che presenta nel 1911 all'Esposizione Universale di Torino, che veniva interamente prodotta all'interno della fabbrica, ogni pezzo fatto a mano, con un ritmo di produzione di circa 5 macchine al giorno. Per farvi capire, poi dopo nel 1960, l'anno della morte di Adriano, le macchine in produzione andranno a un ritmo di 6 al minuto. Alla vigilia della prima guerra mondiale, anche questo per contestualizzare, il salario medio di un operaio era di 1000 lire l'anno. Un'automobile Fiat ne costava 7.000 e una M1, primo prodotto della Olivetti, ne costava 500 lire. Adriano torna dall'America con la consapevolezza che il segreto del dinamismo americano sta proprio nella struttura dell'organizzazione e nel rigore dei metodi. Propone così al padre Camillo un progetto rivoluzionario di modernizzazione della fabbrica, introducendo alcuni fondamenti del management noti ancora oggi: organizzazione decentrata del personale, direzione per funzioni, razionalizzazione dei tempi e metodi di montaggio, sviluppo della rete commerciale in Italia e all'estero e apertura verso il mercato di massa. Parallelamente a queste proposte, lui infatti propone
questa macchina del 1932, la MP1, che ha delle caratteristiche sorprendenti. Adesso forse entrare nel dettaglio sarebbe troppo noioso, però solo per dirvi che dalla M1, che pesa 17 kg, Adriano propone, progetta, disegna questa macchina per scrivere che ne pesa 5, e così tante altre cose, tante altre innovazioni che porta nella fabbrica. Ma l'idea di Adriano è quella di armonizzare persone e organizzazione, perché lui dice l'uomo e l'organizzazione sono un equilibrio armonico. L'organizzazione con degli uomini mediocri funziona più o meno bene, degli uomini senza organizzazione funzionano altrettanto insufficientemente. L'ottimo è quando c'è un'organizzazione e degli uomini adatti, di capacità adatta e al loro posto. Una sopravvalutazione dell'organizzazione porta talvolta a trascurare il valore delle persone. L'innovazione gioca lo stesso ruolo dell'organizzazione, germoglia solo se considera tutti i fattori di sviluppo come parti del suo meraviglioso ingranaggio. Userò spesso le parole di Adriano perché sono le sue parole attuali ancora oggi. Gli anni della guerra furono molto molto duri, ma la Olivetti restò in piedi. Nel 1938 Adriano diventa presidente della Olivetti, subentrando al padre Camillo, che gli lascia un solo legato: tu puoi fare qualunque cosa, tranne licenziare qualcuno per l'introduzione di nuovi metodi, perché la disoccupazione involontaria è il male più terribile che affligge la classe operaia. E Adriano va oltre questo legato del padre Camillo, delinea, approfondisce l'intuizione che ha avuto in America dell'industria progressiva, un'industria dove il gruppo dei dirigenti non può limitarsi alla gestione delle attività normali, ma deve accumulare un potenziale di esperienze e di idee per anticipare le esigenze nuove. Adriano matura un'idea di industria complessa di massa, dove complessa significa un'industria che non può esaurirsi nella produzione e nel profitto, perché ha dei compiti e degli obblighi che si estendono verso l'ambiente circostante e la società. Purtroppo però in quel momento all'orizzonte si stava profilando una seconda guerra, devastante anche questa. E con l'avvento della Seconda Guerra Mondiale Adriano prende delle posizioni molto nette nei confronti del regime e viene arrestato a Roma nel 1943 per attività antifascista. Dopo una seppur breve permanenza nel carcere di Regina Coeli, decide comunque di partire per l'Engadina, per la Svizzera, di rifugiarsi così in un luogo più sicuro per lui. Ed è proprio durante l'esilio che Adriano mette a fuoco il suo pensiero politico, questo appunto che trovate nell'Ordine Politico delle Comunità, oggi ancora di fortissima ispirazione, come dimostra questo incontro, come dimostra la carta di Acelia. E quindi torno a ringraziarvi moltissimo per aver invitato la Fondazione Adriano Olivetti a contribuire a questa discussione e, che porterà appunto all'approvazione della carta, che ha una fortissima ispirazione olivettiana. Provo a ripercorrere molto modestamente alcuni elementi fondamentali dell'ordine che sono la ragione della sua attualità. Nel libro Adriano definisce delle linee guida di un nuovo Stato che chiama lo Stato federale delle comunità, fondato su un'etica profondamente personalista e cristiana, ispirandosi in questo alle suggestioni dei cattolici francesi, Maritain, Mounier. L'ordine politico delle comunità è un progetto di riforma costituzionale dello Stato italiano che dà corpo a un'idea di organizzazione politico-istituzionale che condensa in sé un impianto federalista. Si presenta come un progetto organico, tuttavia perfettibile, e che delineerà il profilo dell'azione politica olivettiana che verrà negli anni 50 concretizzata e condotta attraverso le azioni del movimento comunità. Nell'architettura istituzionale pianificata da Olivetti, al centro di tutto si trova la comunità. Come ho sentito più volte ripetere oggi, una comunità è un'unità territoriale, amministrativa e politica, della quale vivono tra i 100 e i 150 mila abitanti, né troppo piccola né troppo grande. Dotata di un motore economico, secondo Adriano, come una grande fabbrica, e di una fiorente attività agricola. Più comunità riunite entro confini, quali le circoscrizioni elettorali o le diocesi, determinano le regioni, il cui federarsi dà luogo allo Stato nazionale.
Il progetto di riforma di Adriano si fonda su una logica di decentramento e su un processo che oggi definiremo di democrazia dal basso. Alla base del funzionamento della comunità olettiana c'è una diffusa solidarietà sociale e partecipazione, mentre alle regioni e allo Stato federale competono le attività di coordinamento, non vengono ignorate, ma sono degli enti a cui spetta un'attività di coordinamento che è importantissimo nell'architettura istituzionale di riforma di Adriano Olivetti e che forse a volte è stata un po' malintesa, perché anche questo libro che abbiamo pubblicato lo scorso anno, Democrazia senza partiti, a volte è stato un po' inteso come un rifiuto. Ma non è così, lui appunto immagina queste autorità di coordinamento, ma alla base certamente e al centro la comunità. Ma l'azione comunitaria riesce quindi a irrorare tutti i rami di un albero la cui radice profonda non può non essere rintracciata nel canavese. Di Adriano Olivetti, della comunità di Adriano Olivetti si parlerà di comunità concreta, un esempio concreto accaduto nel canavese. E nell'unica intervista che lui rilascia alla RAI poco prima di morire nel 59, che potete vedere tutti online, disponibile, è un'intervista l'unica in cui Adriano parla, racconta, descrive l'esperimento comunitario nel canavese, lui lo descrive dicendo che è uno strumento vivo, un progetto pilota, siamo nel 59, un laboratorio sociale in cui nella realtà e nella vera vita si dà luogo a un'azione comunitaria, cioè a un'azione in cui ciascuno nel proprio ambito e nella propria funzione lavora a un fine comune e coordinato che è la caratteristica vitale dell'ideologia comunitaria. In canavese infatti Adriano realizza il suo modello di comunità attraverso diversi strumenti di azione, dai centri comunitari all'IRUR, l'Istituto per il Rinnovamento Urbano e Rurale. Come troviamo scritto in un opuscolo del Movimento Comunità del 58, i centri comunitari nascono intorno al 49 per rafforzare i vincoli di solidarietà tra contadini e operai del canavese. I centri comunitari costituiscono il cuore del villaggio e del rione cittadino, soddisfano le necessità culturali, sociali, assistenziali di una piccola civile vicinanza. Ma dopo avervi parlato dei centri comunitari mi dedicherei adesso a un'esperienza per voi nota, forse per altri un po' meno nota, che compie proprio quest'anno 60 anni dalla nascita, perché l'IRUR viene costituita nel 1954. Per parlarvi però dell'IRUR qualche premessa è dovuta. Nel Novecento l'avvenimento industriale di maggior rilievo per il canavese fu certamente quello della fabbrica Olivetti. Il patrimonio industriale della regione era integrato anche da altre fabbriche, alcune sorte ex novo, altre in continuità con le vecchie attività artigianali. Ma le sorti di queste piccole imprese furono diverse e non sempre favorevoli. La fervente attività industriale della Olivetti aveva determinato conseguenze rilevanti per l'economia del territorio. Da un lato lo svilimento delle risorse rurali, dall'altro quello delle attività commerciali che si trasferiscono nei centri più grandi, un problema di cui si è parlato questa mattina spesso. In particolare l'agricoltura viene abbandonata o spezzettata in tante piccole proprietà. Ecco, questo è un altro problema attuale, no? Ancora oggi c'è questa parcellizzazione. E l'artigianato subisce un declino economico, quindi le campagne e le valli cominciano a spopolarsi. Come si legge in un supplemento sempre della rivista Comunità, altro organo politico, del 58, la crisi dell'agricoltura, e ogni parola potrebbe essere scritta oggi, non si risolve semplicisticamente abbandonando la terra, spostando manodopera agricola dai campi alle fabbriche. L'industria non deve dominare da sola l'economia della comunità. Lo stabilimento non deve più essere un miraggio per gli agricoltori che non ricavano di che vivere dalla loro fatica. Accanto alla fabbrica deve prosperare l'azienda agricola, accanto alla fresatrice deve esserci il trattore, all'organizzazione e specializzazione del lavoro industriale deve corrispondere un'analoga organizzazione e specializzazione del lavoro agricolo. Accanto all'operaio deve lavorare un contadino nuovo, libero dall'opprimente sensazione di una sua inferiorità economica.
Perché nasca una comunità fiorente, l'agricoltura deve comunque trasformarsi e modernizzarsi. Quindi, per fronteggiare lo scollamento tra la crescente produttività della fabbrica e la depressione dei territori circostanti, Adriano crea l'IRUR, questo istituto per il rinnovamento urbano e rurale. E che cosa fa concretamente l'IRUR? L'istituto studia e pianifica a diversi livelli le possibilità di sviluppo dell'industria in armonia con l'agricoltura. Per questo l'istituto coordina e agevola le politiche di sviluppo di settore, agricoltura, allevamento, industria, fornendo assistenza tecnica e amministrativa. Mentre si concretizzava in Canavese la visione comunitaria di Olivetti attraverso l'IRUR, attraverso i centri comunitari di cui abbiamo parlato, ma anche attraverso i centri culturali e sociali, pensiamo a Matera, ma non solo, a Terracina, sono tantissimi centri culturali che vanno ben oltre il perimetro canavesano, in tutta Italia, Pontedera, sulla rivista Comunità. Alla fine di ogni uscita ci sono delle pagine rosa dove vengono raccontate le attività dei centri comunitari. Vi invito veramente a leggere questa rivista, l'abbiamo alla fondazione, ma si trova in molte biblioteche ovviamente, perché tra il 46 e il 60 le attività di questi piccoli centri comunitari è torrentizia. È incredibile pensare anche che alcuni luoghi, Terracina che è a sud del Lazio, non era per niente collegata, per cui luoghi impervi, quanto mi viene in mente la Cervia, ecco. Ma appunto, mentre si concretizzava in Canavese questa visione comunitaria, ritroviamo in quegli stessi anni esperienze molto simili in America, come diceva il professor Cacciari, anche in Inghilterra, Canada, India, Israele. Beh, ci sarebbero moltissimi aspetti, ovviamente, su cui non mi sono soffermata e non mi soffermerò anche per dare spazio al dibattito, legate ad Adriano Olivetti e alle vicende della Olivetti prima e dopo la sua scomparsa. Concludo però raccontandovi di quando nel 1960 la rivista Comunità pubblicò un fascicolo speciale dedicato alla memoria di Adriano Olivetti. Vennero raccolte a distanza di pochi mesi dalla sua morte una serie di testimonianze che andavano da Fanfani, Mariten, Manford, Nenni, Zevi, Saragat, Buber, Thomas Eliot, Le Corbusier. Nessuna proveniva dal mondo dell'impresa e nessuna di esse parlava di Adriano come imprenditore, con l'unica eccezione della testimonianza di Saragat. Adriano ha conquistato una grandissima ammirazione in tutto il mondo, ma è stato a lungo ricordato per frammenti. Ciascuno ha avvocato a sé il suo Adriano, l'Adriano uomo di cultura, l'Adriano urbanista, l'Adriano imprenditore, il realizzatore di opere sociali. In pochi forse sono stati in grado di cogliere la sua esperienza come missione, cioè l'idea coraggiosa e illuminata che l'impresa non fosse solo produttrice di beni, ma produttrice di bene, il vero motore della nostra civiltà. È per questo che ci auguriamo, anche grazie al lavoro della Fondazione Adriano Olivetti, che è nata proprio nel 62, che Adriano Olivetti continui ad essere riconosciuto come patrimonio della cultura del nostro paese, ma soprattutto come fonte di ispirazione per le generazioni che verranno e anche per noi oggi. Grazie. Beh, un grazie particolare Francesca, non solo perché appunto hai avuto il peso di chiudere questa faticosa ma straordinaria ed emozionante anche mattinata, ma soprattutto perché ci hai fatto vedere un aspetto che forse non è noto a tutti, diciamo, o almeno è meno noto, cioè quello dell'attenzione di Adriano Olivetti verso il mondo dell'agricoltura e non solo appunto dell'industria. A proposito di questo, e prima di passare, diciamo così, al breve, purtroppo in mezz'ora dobbiamo cercare di chiudere il dibattito, volevo ricordare a tutti voi che la parola cultura viene da colere, coltivare, e quindi diciamo è stata in qualche modo spostata, no? La parola, l'etimologia è stata spostata su un termine che noi usiamo così molto comunemente come appunto
acculturarsi, culto, cultura, e invece la parola latina è colere, che significa coltivare per creare. Quindi vedete quanto appunto il mondo dell'agricoltura, della terra, è così vicina ai discorsi che facevamo questa mattina, che abbiamo fatto, laddove credo che sia necessario appunto un cambiamento culturale a partire da noi stessi. E noi